Il 24 novembre, al comune di Cava dei Tirreni, De Magistris incontra i cittadini per la costituzione del gruppo DEMA. Al segretario provinciale dello SPI, questo incontro con De Magistris al comune di Cava, un'esperienza nuova, quella del governo napoletano. Tu mi presenti, mi permetti il tu che rappresenti una fascia debole, la fascia degli anziani, che oggi trova enormi difficoltà, che cosa ne pensi? Ma io penso che De Magistris ha rivoluzionato un po' tutto, un modo di essere sindaco, un modo di essere, di governare una città. Di solito noi eravamo abituati nel passato, a un tipo di governo che guardasse innanzitutto diciamo, a degli schemi precostituiti. Diciamo, lui è uscito completamente fuori da quello che sono gli schemi precostituiti. E con grosso coraggio, bisogna dire, è riuscita a creare prima, in momenti dove c'era grosso pessimismo pure intorno a lui nel primo mandato, diciamo, a creare una nuova primavera napoletana, questa è la verità. Chiaramente nel secondo mandato sicuramente avrà trovato delle difficoltà maggiori, perché poi in effetti passata la luna di miele, passato il feeling, chiaramente diventa. Però lui ha saputo gestire molto bene. La verità è che oggi noi, penso che lui effettivamente possa ambire a governare la regione Campania, possa essere un punto di riferimento per questa regione. E credo che sicuramente il suo lavoro deve essere quello di ricucire anche un po' quelle che sono le squarciture della sinistra in questa regione. Politica. Ecco, noi con tutto questo dobbiamo confrontarci, tuttavia, sindaco, noi vogliamo metterci in gioco. Buonasera, qui siamo Radio Vostok, volevamo porre una domanda. De Magistris sta parlando della centralità di Napoli come città che può portare effettivamente un cambiamento all'interno del sud, come città possiamo dire capoluogo del sud. Secondo lei ciò corrisponde a verità o meno? Assolutamente sì, perché Napoli è storicamente il riferimento forte di tutto il meridione. E in questa fase stiamo assistendo ad una rinnovata centralità di Napoli rispetto all'evoluzione anche dei progetti politici, a mio avviso. Io lavoro in sanità, quindi vi posso dire che la sanità sta attraversando un periodo di grandissima difficoltà, perché chiaramente non ci sono risorse, c'è stato il blocco del turnover. Però devo dire che l'intelligenza degli operatori napoletani ha consentito di resistere in questo periodo di difficoltà e oggi c'è una rinnovata pulsione a riorganizzare i servizi, così come diceva il sindaco De Magistris. Lo stesso lavoro che lui ha fatto in politica lo fanno gli operatori in sanità e in tutti i settori della vita civile. Tu prima dicevi non è una battaglia facile. Beh, io diciamo 95 mi ho cominciato le battaglie all'interno delle istituzioni, battaglie facili finora, non ne ho viste nemmeno. Perché la sinistra riparte da Napoli con Dema? Napoli è un progetto che c'è la sinistra, ma va anche oltre la sinistra. Noi vogliamo costruire dal 1° dicembre a Roma una coalizione civica nazionale, un progetto politico ampio che mette insieme tutti coloro che si riconoscono nella voglia di lottare per l'attuazione della Costituzione repubblicana. Poi soprattutto, visto che lei mi ha fatto la domanda sulla sinistra, fare cose di sinistra più che parlare solo di sinistra. Quale sarà il rapporto con le altre forze politiche? Ma a noi interessano soprattutto le associazioni, i comitati, le reti civiche, i movimenti, gli amministratori, i militanti politici, dei partiti. A noi non interessano, no, le alleanze partitiche. Una domanda un po' off topic, noi abbiamo trattato anche della questione di Bagnoli, su quel fronte. Stiamo andando bene, anche il governo ha preso l'impegno di finanziare completamente le bonifiche, i lavori sono iniziati, quindi l'accordo
nostro il governo lo vuole attuare, l'accordo che abbiamo fortemente voluto nei mesi scorsi e che è stato firmato, quindi sono fiducioso. Vogliamo chiedere qual è l'importanza di questo progetto di DEMA per la città di Cava dei Tirreni? Beh, sicuramente è un progetto che vuole dare un futuro a Cava, poi i progetti camminano sulle gambe degli uomini. Ovviamente bisogna cercare di comprendere innanzitutto quante persone, quante amiche, quanti amici, quanti concittadini riusciremo a coinvolgere. Noi ci auguriamo tanti. Ovviamente vogliamo mettere in campo per questa città qualcosa che parli ovviamente di futuro, perché negli ultimi anni in particolare, diciamo, la nostra città, dal mio punto di vista almeno, si è un po' fermata. Non abbiamo degli acuti, non abbiamo nessuna cosa veramente importante che abbia rilanciato l'identità di Cava e l'abbia messa veramente al centro della Campania e del Sud. Quindi è una città questa che merita di essere al centro del sistema Mezzogiorno, e noi vogliamo dare questo contributo ci auguriamo con l'adesione di tanti nostri concittadini, non in contrapposizione a qualcuno, ma soltanto per cercare di migliorare la nostra città e di dare un futuro alle nuove generazioni di cavesi. Quindi una nuova sinistra per Cava, possiamo definirla così? Beh, la sinistra adesso, il sindaco De Magistris si diceva, ormai sono categorie abbastanza superate. Diciamo che contano gli uomini, se si mettono insieme uomini buoni, i progetti saranno buoni, a destra o a sinistra o al centro. Se gli uomini sono meno buoni, insomma, o meno, diciamo, propensi al bene della collettività e a fare l'interesse della collettività, destra, sinistra o centro rimangono categorie. Perché l'appoggio di Città in Comune alla DEMA e al sindaco De Magistris? Ma cominciamo col dire che il sindaco De Magistris ha dimostrato nella sua attività di sindaco di Napoli una capacità straordinaria di cambiamento. Città in Comune rappresentano una serie di consiglieri comunali in tutta Italia che come dire, afferiscono una sfera civica in un'area di sinistra e che condividono l'approccio politico, culturale che De Magistris esprime e apprezzano la capacità di cambiamento che ha saputo concretizzare nella città di Napoli. Come ha detto nell'intervento di questa sera, forse una delle città più difficili al mondo da governare, dove però il cambiamento è reale e palpabile. Peraltro, come dire, è una grande sfida quella di Luigi De Magistris, quella di uscire fuori dagli schemi della come la politica fatta di consociativismo e di accordi, per una politica che metta l'onestà al primo posto, per una politica che riesca a cambiare dall'interno le istituzioni, non in modo astratto, solo con proclami o con idee che poi non si realizzano, ma con una trasformazione palpabile, che è quella che ha dimostrato essere possibile a Napoli. Per questo crediamo molto in questo progetto e lo condividiamo. E a Cava? Cava sta vivendo un momento particolarmente difficile della sua storia. Vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, che evoluzione ci sarà. Ovviamente c'è una novità importante, che è la nascita anche a Cava di un gruppo consigliare in consiglio comunale che fa riferimento a DEMA, con il quale anche la mia lista civica, che afferisce appunto alle città in comune, ma che è una lista civica che si è presentata alle ultime elezioni con il nome della lista da Cava, aprirà sicuramente un dialogo.